È stata ancora la battaglia sull'individuazione delle parti civili a tenere banco nella seconda udienza del processo per il disastro ferroviario di Viareggio, celebrata al Polo Fiere di Lucca. La battaglia scaturisce dall'offensiva lanciata dai legali degli imputati. Secondo gli avvocati delle difese, in particolare del gruppo Ferrovie, molte delle parti civili presentate non hanno in realtà diritto ad entrare nel processo, non solo enti o associazioni, ma anche persone legate in qualche modo alle vittime. L'avvocato di Rete Ferroviaria Italiana, Carla Manducchi, ha chiesto l'esclusione dalle parti civili di vari soggetti, tra cui anche Regione Toscana e Provincia di Lucca. Sentiamo che cosa ha detto al termine dell'udienza. Ma è stata un'udienza prettamente tecnica, relativa agli aspetti che riguardano la costituzione e la legittimazione delle parti civili presenti in udienza. Siccome veramente è un processo abnorme, con una quantità enorme di parti costituite, abbiamo chiesto l'esclusione di tutta una serie di associazioni, 15 organizzazioni sindacali che hanno moltiplicato la costituzione, sede di Roma, sede di Firenze, sede di Lucca, enti territoriali a vari livelli, associazioni di tutti i tipi. Insomma, noi vorremmo e gradiremmo un processo ordinato e sereno, che non diventasse l'occasione per speculazioni e per la ricerca di visibilità e propaganda. E adesso sentiamo che cosa ha dichiarato invece Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Vittime dei Familiari. Per gli imputati, per gli avvocati degli imputati, l'unica parte civile ammessa, a parte il familiare stretto, padre, madre, moglie e marito, dovrebbe essere soltanto il comune di Viareggio. Mi sembra una cosa così assurda anche a dirla, e comunque i nostri avvocati hanno ribattuto pezzetto su pezzetto, motivando, portando delle corti di Cassazione, corte supreme, dove invece, voglio dire, mia figlia è stata battezzata dalla zia. Cioè, questo ha un significato, al di là della chiesa, del fattore religioso, ha un grande significato. Voleva dire che io, in mia assenza e di mio marito, io affidavo la mia bambina agli zii, alla moglie di mio fratello, ma perché è ovvio e normale. Quindi sono state ribattute tutte le eccezioni, e io mi auguro che il collegio, come sono certa, abbia capito e capisca che qui si sta parlando della morte di 32 persone e non di un condono edilizio.